Ciao a tutti, buongiorno, scusate la voce, ma come potrete capire sono stata malissimo e infatti mi sono attardata a fare tutta una serie di video perché ero a letto malata e quindi tra l'altro sono stata a letto un giorno ma poi dovevo lavorare, quindi vabbè, non vi dico. Allora, prodotti promossi, bocciati, finiti del periodo aprile-maggio, perché comunque ci sono delle cose che ho usato anche in aprile. Vi metto dentro una mini review, in realtà non tanto mini perché i prodotti comunque li ho usati abbastanza, di Clinique, che ve la dovevo fare ancora anni fa, no, anni fa no, però mesi fa sì. E niente, cominciamo perché ho una saccata, cioè ho un sacco di roba, ho questo sacchetto pieno, più un po' di cose qua sul tavolo, ma adesso vi faccio ridere perché io inizierei da questo. Questo, guardate che bello. È un fantastico pettine che... Ta-da! Cioè, sono riuscita a rompere un pettine. Ok? Sì, rotto. Tac, stavo pettinando e... Ta-da! Mi è rimasto in mano, sì, era vecchio, tutto quello che volete, però era di plastica spessa comunque. E niente, si è rotto. Quindi, vabbè, adesso sto usando la spazzola perché avevo una spazzola che già avevo, non ho comprato un altro. Però capirete perché ho comprato al volo e finito già uno delle due confezioni di questi spray di nodi alla mela. Questo è di Avon ed era in campagna, non mi ricordo se uno o due, c'era la promozione che a 4,90 te ne davano due. E siccome è un prodotto buonissimo, cioè buonissimo nel senso che funziona e sono 200 ml l'uno di prodotto. Questo ve lo straconsiglio perché non solo districa bene i nodi, ma è anche un forte anticrespo, almeno per quel che riguarda i miei capelli, che voi vedete sempre tirati e tutti pensano che io abbia i capelli lisci, ma io li ho riccissimi, tipo nera. Sì, lo so, sono bianca, però ho i capelli ricci e crespi, tipo donna di colore. E quindi, insomma, questo fa per me e appunto ne ho già finito uno. E bon. Poi, andiamo al progetto smaltimento prodotti, che avevo fatto il video tempo fa, un mesetto fa mi sembra, e ovviamente mi ci sono un po' impegnata, diciamo così, e ho finito lo struccante bifasico della Nivea, questo qua. Io e i bifasici non andiamo d'accordo, ho finito questo, ho finito anche questo di Clinique, questa mini taglia da 30 ml. Mi sono spuntato un sacco di brufoli, ripeto, io e i bifasici non andiamo troppo d'accordo, quindi finiti questi, io per adesso non mi sento di... cioè non ne comprerò anche perché per struccare il trucco waterproof ho delle salviettine che adesso vi faccio vedere che sono strepitose, quindi questi qui finiti ma bocciati, cioè io non li ricomprerò. Bon, passiamo alle salviette perché hanno finite due confezioni, non una, non zero, ma due. Due confezioni di queste qua ve le ho già fatte vedere, sono quelle salviettine idratanti anche per trucco resistente all'acqua. Dentro ce ne sono 25, io le trovo, sono della Today, scusate, io le trovo ai supermercati Penny Market e mi ci trovo benissimo, tolgono il trucco waterproof, hanno una buonissima consistenza, hanno da un lato la parte liscia, da un lato la parte a nido d'ape e tolgono tutto, quindi io... andrò avanti con queste, insomma. E bon. Poi, ovviamente, cioè, usando i bifasici, ho finito anche le salviettine. Ve l'avevo già detto perché avete visto che le ho comprate nuove. Comunque, vabbè. Queste qua erano della Soffice Makeup. Non mi ricordo se le avevo prese al Carrefour o all'Ipercoop, insomma, comunque al supermercato. Erano 50 pezzi e li avevo pagati sui 2 euro. Quindi, insomma, nulla di che. E anche loro sono finiti. Tornando al progetto smaltimento prodotti, scusate che avevo iniziato con quello e poi vabbè mi sono arenata. Ho finito anche quest'olio, ma sta venendo via l'etichetta, quest'olio spray di Avon. Questo era vecchissimo e dovevo finirlo, insomma, ce n'era metà e dovevo. Comunque finito e non lo comprerò più perché sapete che io preferisco le creme corpo. Quindi, bon. Poi ho finito l'acqua corpo, questa qua. Di Nani, che anche questa sta venendo via l'etichetta, Orchidee d'Oriente, rinfrescante, bla bla bla, questa, anche questa
questa ce l'avevo da una vita, aveva il colore arancione, se ben vi ricordate, insomma, dai, spruzza oggi, spruzza domani, l'ho finita. E siccome non mi faceva impazzire a livello di profumazione, non la prenderò più. Poi, vi ricordate questi due prodotti super bocciati? La Leo Crema e l'olio di argan dei provenzali per il viso, che però io per il viso non lo posso usare perché mi casca la faccia la fila di brufoli. Allora, questo era troppo solido, questo era troppo oleoso, cosa ho fatto? Ho preso la crema. Ta-da! Ho preso l'olio. Ta-da! Se ce n'è una goccia, poi lo userò anche quello. Li ho mischiati, ho preso un contenitore vuoto di una vecchia crema Avon che avevo. Li ho miscelati e ho ottenuto questa sorta, vediamo se riesco a farvela vedere, eccola qua, di mousse, che come consistenza sembra proprio un po' una mousse. Tra l'altro anche i due profumi combaciano perfettamente, cioè si sposano bene insieme, ed è una mousse che è simile, adesso io non so se conoscete questa mousse qua di Avon, della Naturals, questa è vecchissima, infatti la sto usando perché ho paura che scada. Ha un po' la consistenza così di questa mousse qua. E quindi niente, io questa la sto usando per il corpo, ovviamente vi aggiornerò quando l'avrò finita, non mi fa impazzire, cioè non è che ricomprerò due prodotti per miscelarli insieme, assolutamente no, l'ho solo fatto per cercare di smaltirli, visto che così come erano non mi sconfinferavano. E però insomma, così diciamo che quantomeno almeno riesco a smaltire, è buona. Poi vi butto dentro la review della Clinique di questo cofanetto qua che davano, era così, ecco, con la pochettina, così poi questo lo posso buttare. E niente, dentro c'era la sua cartina, le sue cosine, e c'erano dentro questo, la crema giorno, la crema per il corpo e la maschera che è qua nella borsa di Pinky. E la maschera che è qua. Allora, ho aspettato molto tempo, non tanto perché per finire questa che è finita in una settimana, non tanto per finire questa che è finita in 7-8 maschere, ma questa qua, che è una taglia decisamente più grande, perché sono comunque 15 ml, ce l'ho fatta, però vi assicuro che cioè, ne va pochissima ed è un bel, insomma, un bel contenitore, quindi... E questa, come vedete, è quasi finita. Allora, questa qua è promossa, nel senso che è una crema viso con super fattore di protezione 25. Questa qui. Non so se si vede. Super Defense si chiama comunque. E questa è un'ottima base per il viso, è una buona crema, io sinceramente mi ci sono trovata bene. L'unica cosa che ha è che puzza di plastica, cioè se voi usate, prendete una Barbie e la usate, questa ha esattamente la stessa identica. Cioè io la stavo mettendo un giorno, si è avvicinato mio fidanzato e mi fa, ah, ma che cos'è che ti stai mettendo in faccia, sembra plastica. È l'unica cosa che ha il profumo che non mi piace. Tra l'altro dicono che i prodotti Clinique non abbiano odore, ma non è sempre del tutto vero. Comunque... questo mi ci sono trovata bene. Con la crema corpo, sinceramente, la Turnaround Body Smoothing Cream Cremely Sound bla bla bla, la crema corpo non ha né arte né parte, nel senso che si idrata la pelle, si ha un sa di erbe, non ha un profumo esaltante, però cioè non ha né infamia né lode, come si suol dire. Non la ricomprerei, anche perché costano un botto questi prodotti. Comunque, ok. Il super bocciato è la maschera, questa qua. Questa qua in 5 minuti ti dice Turn around instant facial mask éclat instantané. Maschera istantanea. In effetti ti dicono, tu la metti, in 5 minuti la togli e hai la faccia nuova. Allora, io la prima volta l'ho messa, dopo 5 minuti l'ho tolta, e in effetti mi sono guardata allo specchio con questa faccia brillante, no? Ho detto... E però quando mi sono guardata bene, cioè tu hai la faccia brillante ma perché dentro ci sono 850 milioni di glitterini, quindi ti rilasciano glitter per tutta la faccia. Però io sinceramente ho pensato, ma io voglio una maschera che mi idrati la pelle, non che me la riempia di glitterini, perché cioè, se mi devo riempire la faccia di glitterini, ho di là i blush di Astra, quelli super glitterosi, ho fatto un mistaccio, vabbè,
quelli super glitterosi, cioè, ma è un'altra cosa. Quindi questa super bocciata per me, cioè se volete la faccia piena di glitter ve la consiglio, ma io da una maschera per il viso mi aspetto che purifichi e idrati i pori della mia pelle, non che me li riempia di glitter. Quindi questa super bocciata, super 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 bocciata, non mi è piaciuta. Poi, ho finito. Vabbè, vado random, nel senso che qua c'è veramente di tutto. Vabbè, ho finito i Dinesè, mi direte, vabbè. Ma che cosa c'entra? Non lo so, però era bello dirvelo. Allora, dicevo, io con questi cioè, mi ci sono trovata bene, nulla di che, insomma, hanno una forma un po' particolare all'inizio, eh. Infatti, ecco, si vede qua che il dietro è un po' più largo e quindi, insomma, ci ho dovuto fare un attimo l'abitudine, però rimane è un ottimo prodotto, quindi non ho nulla da dire. Poi, andiamo avanti. Ho finito questo dentifricio della Coop. Allora, voi lo sapete, no, non so se lo sapete, comunque vabbè, ve lo dico adesso, che io utilizzo o questo qua viola della Coop come dentifricio, oppure quello lì viola della Just, alla violetta echinacea. Sono abbastanza simili, prendetelo con le pinze, il prezzo ovviamente è completamente diverso, questo era 125 ml e l'ho pagato 1,20 euro, 1 euro qualcosa. Comunque è un ottimo prodotto anche questo. Poi andiamo ai vari doccia schiuma, gel doccia, eccetera. Ho finito questi due di René Blanche, Magnolia e Zenzero. Questo era verde, ecco, forse si vede qualcosa in fondo, e questo era rosa, eccole qua, si vedono, dai. Buonissimi. Io questi, ripeto, non li trovo quasi mai in giro, ma quando li trovo, io in genere li trovo o al Penny o al Tigotà. Quando li trovo li prendo, perché sono 400 ml l'uno e vengono 1,90 e sono buonissimi, veramente buonissimi. Infatti questi li avevo presi ancora tempo fa. Vi avevo già fatto vedere, mi sembra, quello al tè verde, se non sbaglio. Comunque, promossi fantastici. E sono della René Blanche, questa marca qua. Si vede? Buonissimi. Lo sapete che io non so guardare gli inci, nel senso che non sono una fanatica di inci, quindi se cercate solo cose bio che, non lo so, non credo siano con l'inci verde. Poi ho finito anche questo qua, l'albicocca e karité, che è la linea quella nuova di Avon. Ovviamente ha un profumo che, ve lo dico a fa, cioè consigliatissimo, fantastico, bla 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 bla. Lo sapete che a me piacciono i prodotti Avon. Poi, sempre di Avon, ho finito questa crema per il corpo, cioè ce n'è proprio uno sputo, ma non so neanche più come prenderla, perché facendo così non esce niente. All'anguria, questa era vecchissima, infatti sto smaltendo tutte le cose che ho già aperto, ho il cassetto pieno, e che sto smaltendo le cose che ho già aperte da quasi un anno, perché hanno scadenza 12 mesi, quindi insomma non voglio farle andare a male. Di queste ce n'era tipo tanto così, quindi ho detto vabbè, la faccio fuori così. Questa a me è piaciuta tantissimo, a me piacciono molto queste linee della Naturals, e questo sa proprio di anguria, cioè a me è piaciuto proprio, bello estivo, pioveva e io lo sapevo di anguria ed ero felice. E quindi insomma anche questo promosso. Poi finiamo con le cose Avon, che sono ancora tre, così poi ce le siamo levate. Ho finito l'Eternal Magic, che è questo deodorante con questa profumazione qua, che è una delle profumazioni sempre di Avon. Al roll-on, il deo roll-on, così con la pallina. Devo dire, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto più del Pur Blanca, quindi non prenderò più il Pur Blanca e prenderò questo, anche se adesso ho visto nell'ultimo catalogo che ho guardato che non c'era proprio questa profumazione, te pareva. Vabbè, comunque insomma, quando ci sarà lo riprenderò, molto buono. Poi ho finito questa crema anticellulite, perché avevo finito quella della Just e allora avevo comprato questa qua. Purtroppo era in un periodo in cui non ho fatto video haul perché ero incasinata, quindi alcune cose, vabbè, non le avete viste, pazienza, le vedete adesso, insomma. Ho preso questa qua, questa l'avevo pagata a 7,90 se non sbaglio, qualcosa del genere, era in promozione. Mi è piaciuta, ha la stessa identica consistenza e profumazione della Celludefi, quella lì color verdino dell'anno scorso,
diciamo, che c'era anche, che c'è anche quest'anno comunque in catalogo, anche se questa mi sembra un attimino più efficace. Ora, non so se mi è sembrata più efficace perché venivo dal trattamento giusto e quindi questa poi ha prolungato, oppure se effettivamente perché è lei che è particolarmente buona. Comunque ve la consiglio, mi è piaciuta. Sono 150 ml di prodotto, adesso qua come farvelo vedere che è uscita proprio sulla piega, non lo so, però insomma, che non mette a fuoco sta videocamera. Ecco, 150 ml, e appunto l'avevo pagata sugli 8 euro, 7,90 insomma. Poi ho finito, questo mi è piaciuto veramente tanto, è un balsamo per capelli, sempre di Avon alla camomilla. Erano 125 ml e non mi ricordo se l'ho pagato 3,50 euro o 3 euro e qualcosa, non me lo ricordo. È finito. Cioè, questo ha un profumo di camomilla che sembra la camomilla pura, buonissimo. Io lo stendevo sulle lunghezze dopo aver fatto lo shampoo e mi lasciava i capelli morbidissimi. Questo lo ricomprerò perché mi è proprio piaciuto. Poi ho finito, ah no, anche queste sono di Avon in effetti, ho finito, ecco, c'è la bustina vuota, queste erano vecchie, veramente vecchissime, non mi ricordo neanche quando le ho comprate sinceramente, qua c'erano le istruzioni, le strisce depilatorie della Skin So Soft, che è una linea sempre di Avon. Allora, io queste, prima di usare queste usavo quelle della Vette, sempre le strisce, quelle classiche che si scaldano tra le mani, e mi ci trovavo molto bene, devo dire. Queste sono identiche, uguali, l'unica cosa è che hanno uno strato di cera un po' più spesso, quindi bisogna un attimino scaldarle di più, però nulla di, cioè, tanto quanto ho usato bene quelle, tanto quanto ho usato bene queste, insomma, senza infamia e senza lode. Le avevo pagate sui 5 euro, 6 euro, beh, se parla di secoli fa, ninzo. Poi, vabbè, questo non spendo neanche troppe parole, ve l'avevo già fatto vedere, era quasi finito nello scorso video, adesso è andato ed è comunque il peeling, il peeling della Just, mi ci sono trovata bene, buono, scrubba bene, boh. E poi l'ultimo, questo qua, questa crema qua dei Tesori d'Oriente, al crema corpo aromatica, fior di loto e latte di acacia, eccola qua. Queste dei Tesori d'Oriente io ovviamente ve le consiglio perché intanto hanno una confezione molto pratica, perché hanno questo dispenser così, ecco qua c'è la crema che è finita, e poi hanno delle profumazioni meravigliose. E niente, ragazzi e ragazze, questo è tutto. La busta qui ve la faccio vedere, che è sta vuota. Ho smaltito veramente un sacco di cose, sono stata bravissima. Ovviamente continuerò col progetto smaltimento prodotti, perché me ne mancano ancora. E niente, io direi che questo è tutto. Mi sta anche colando il naso, sono un disastro oggi, mi rendo conto, ma abbiate pazienza. E non so quando riuscirò a fare il prossimo video perché sono ancora un po' incasinata, però ho una haul da fare, qua da farvi vedere alcune cosine. E, ah, aspettate un attimo, perché? Scusate, ma nei prodotti finiti vi metto anche questo, perché comunque l'ho finito, è un libro di Carlos Ruiz Zafón che si chiama Marina, è bellissimo. Cioè, a me è piaciuto tantissimo. Zafón ha queste ambientazioni un po' particolari, un po' gotiche, quasi al limite del fantasy, però i suoi libri sono magici secondo me, io quindi ve lo consiglio. Io è il terzo che leggo di Zafón, perché il primo che ho letto è stato L'ombra del vento, poi ho letto Il gioco dell'angelo e adesso ho letto Marina, e mi sono piaciuti molto tutti e tre. Il più bello è L'ombra del vento, però anche questo è molto molto bello, quindi insomma, yeah, ci è piaciuto. Ve lo consiglio. E niente, dopodiché è veramente tutto, vi mando un bacione e non so quando ci vedremo, ma comunque presto. Ciao!